qual è il nuovo punto di lettura del lavoro, perché se non è la pura indicazione che delle pari opportunità determinano, se quindi il riconoscimento che diseguaglianze ci sono e che la parola uguaglianza ha ancora senso per tutti noi, perché è punto di conquista ed è una delle ragioni che fa dire che c'è una sinistra che è differente da una destra, perché la destra non ha interesse all'uguaglianza, perché non la riconosce come il tema, anzi la costruzione di diseguaglianze è all'origine del pensiero liberista. Ed esattamente in ragione di questo, se il tema è quello dell'uguaglianza, qual è il nuovo orizzonte sul lavoro? E da dove si parte per definirlo? Si può partire sempre comunque dall'idea che la competitività di un sistema, di un'impresa, è data dalle condizioni che proponi al lavoro, o la competitività di un sistema e di un'impresa è determinata da un insieme di fattori dentro i quali il riconoscimento del lavoro e la propensione all'uguaglianza sono altrettanto fattore di competitività del resto. Perché questa in fondo è la scommessa che abbiamo di fronte. In un paese in cui si pensa e nello stesso mondo della sinistra c'è contemporaneamente chi sostiene che Marchionne ha la ricetta in tasca e chi sostiene che Marchionne sta sbagliando tutto, forse bisognerebbe decidere da dove ripartiamo per la valutazione di dove si va, e forse bisognerebbe decidere che il grande fallimento del superamento del fordismo che ci hanno raccontato come la stagione verso la quale andavamo e che prometteva a tutti nuovi orizzonti, il grande fallimento del fordismo, del superamento del fordismo, perché, che poi anche qui quanto l'abbiamo superato il fordismo sarebbe interessante discuterne, ma pigliamola sul versante, come dire, narrativo. Il grande fallimento del superamento del fordismo è che si è detto Fiat è un emblema da questo punto di vista nella costruzione dei suoi nuovi stabilimenti di Melfi e di Prato la Serra, passiamo dalla stagione in cui il lavoro meccanico ripetitivo non aveva bisogno di alfabetizzazione all'idea che invece i nuovi lavoratori devono essere diplomati e laureati, perché questa è la condizione del superamento del fordismo e della nuova produzione industriale. Ebbene, quei lavoratori a cui si è chiesto di essere diplomati e laureati, che sono passati da lunghissime stagioni di formazione anche obbligata, hanno poi trovato dinanzi a loro un lavoro che gli chiedeva di essere esattamente analfabeti, ripetitivi e non coscienti del processo produttivo che stavano svolgendo. Qui c'è il fallimento dell'idea che il capitalismo fosse in grado in sé di produrre una nuova stagione, una qualità del riconoscimento del lavoro. Tant'è che quello stesso fallimento, si potrebbe leggerla anche così, è quel fallimento che porta tanta parte del sistema produttivo e industriale a preferire l'investimento finanziario all'investimento produttivo, a rinunciare alla competizione sulla qualità del mondo che si andava disegnando, pensando che la rendita finanziaria a breve era quella che permetteva, e che ha portato a una diseguaglianza delle retribuzioni che anche qui con buona pace dell'amministratore delegato della Fiat non è data dal fatto che lui lavora tanto e gli operai lavorano poco, ma dal fatto che la misura del suo reddito è diventata quella finanziaria e non più la misura del reddito da lavoro, e questo ha permesso una totale diseguaglianza che è esattamente la stessa che c'è quando si pensa che in pochi determinano le condizioni economiche del mondo di tanti, compresa quella della costruzione della diseguaglianza. Il tema ovviamente ci porta lontano. Reichle, concludendo il libro, torna, passando da una lunga riflessione di Bruno Trentin, al tema se la nuova frontiera del giudizio sul lavoro è quella della conoscenza, e cioè del fatto che il nuovo compromesso che il conflitto tra lavoro e capitale potrebbe determinare è quello che sia la conoscenza nel riconoscere che oggi c'è contemporaneamente il totale come dire, sfruttamento e non riconoscimento della creatività e della conoscenza di cui pure il sistema ha invece straordinario bisogno. Apro e chiudo parentesi, bisognerebbe abolire la Gelmini per poter parlare seriamente di conoscenza nel nostro paese, ma capisco che anche per molti
carità, anche tanti altri, ma adesso pensavo al sistema dell'istruzione. Se questo è il tema, che ovviamente è un tema che ha in sé, per esempio, una cosa di grande fascino, e cioè la libertà delle persone di progettare se stesse, l'idea dello studio della conoscenza come parte del proprio progetto e della propria autocostruzione, perché l'idea di persone libere presuppone anche il poter scegliere verso dove si orizzonta. Se l'idea è questa, il tema che in realtà attraversa tutti è: c'è contraddizione tra certezza del lavoro, certezza dei diritti e un lavoro cognitivo e creativo? È vera quella cosa che ci hanno per lungo tempo raccontato, che un lavoro creativo era un lavoro flessibile, che un lavoro creativo era un lavoro che non richiedeva più rapporti di lavoro determinati e subordinati, ma il fatto che ognuno si ingegnava un po' per sé e decideva? Perché questa è stata l'altro inganno su cui da un certo punto in poi si è pensato e sostenuto, parlo della sinistra ovviamente perché non mi stupisce lo facciano altri, si è pensato e sostenuto che bisognava ridurre le certezze del rapporto di lavoro precedente perché una nuova ondata di lavoro flessibile e autodeterminato sarebbe stato liberatorio e creativo. Forse oggi possiamo tirare due righe di conto. Quella stagione del lavoro flessibile e precario ha svalorizzato il lavoro, ridotto in difficoltà le persone, non ha aumentato la qualità della competizione del nostro paese, non ha nemmeno rappresentato una crescita delle ricchezze delle imprese, perché la crescita è stata una crescita tutta finanziaria, non in termini di capacità delle imprese di produrre nuovo valore, nuovi prodotti, nuovi modi di lavorare e così via. Per cui abbiamo da un lato una riduzione della capacità di ripensamento di sé, del sistema delle imprese, dell'organizzazione, e una svalorizzazione dei singoli dentro l'idea che la loro flessibilità è anche perdita di certezza e di diritti. E allora il tema, e la smetto, torna ad essere uno: se il lavoro è il punto in cui si determina identità e libertà delle persone che devono convivere, perché sono elementi di scelta, elementi poi di prosecuzione della propria vita, e sono il punto in cui si ricostruisce il nuovo compromesso sociale di un paese, che ovviamente è un compromesso che ogni volta va faticosamente costruito. Quel compromesso deve oggi riconoscere delle differenze che prima non erano date, deve riconoscere una qualità delle modalità del conflitto che sono probabilmente differenti da prima, ma il conflitto è motore di progresso e chi nega il conflitto nega progresso, e forse questo ogni tanto bisognerebbe ricordarselo, sia nelle relazioni tra le persone sia nelle relazioni sociali. E a quel punto la coerenza che ne deriva è come al lavoro si riconsegna una certezza di diritti e di condizione di valorizzazione di sé, perché la strada della precarietà, del non riconoscimento dei diritti ha annullato un pensiero e ha aumentato l'egoismo sociale. Forse la prima inversione è non inseguire l'illusione che tutto ciò che è nuovo è moderno, ma provare a riconiugare ciò che ha reso il lavoro libero e identitario con una nuova stagione in cui tra i diritti fa parte la conoscenza e i saperi nell'istruzione d'origine, ma nel poterla utilizzare nel lavoro che si fa. Perché un'altra straordinaria umiliazione è quando si chiede alle persone di essere il più istruite possibili per poi renderle analfabete nell'esercizio del loro lavoro.